Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi ricordate, tempo fa avevo fatto un video dove mi ero elaborato una nuova modifica al cavo e alla guaina della Bianchi T-Kronic. Cavo che passava da originale all'interno del motore e poi andava a strozzare. Allora, per fare una manutenzione più veloce e mandare meglio la guaina e il cavo sulla trasmissione, mi sono inventato tutto io una modifica. Vi avevo detto che vi avrei fatto vedere nell'altro video che avevo fatto tempo fa, vi avevo fatto vedere a occhio così, ma avevo detto che prima o poi avrei fatto un nuovo video per farvi vedere a livello proprio meccanico come si fa tutta la modifica. Andiamo avanti. Vi chiedo, se il video vi è piaciuto e vi sarà utile, di lasciarmi un like per farmi capire, perché questa è una modifica tutta mia. Se c'è qualcuno che scrive dentro i gruppi, prova a fare questa modifica, ho inventata io. Condividete il video per chi c'ha bisogno nei gruppi. Per chi possiede una Bianchi, si parla della front, perché ancora la Rebel non ha avuto modo di metterci mano. Se qualche amico di Roma deve cambiare la guaina alla bici e vogliamo provare a fare la stessa modifica e elaborare una nuova modifica per rendere tutto più semplice, se me la porta, così cerco di fare la stessa cosa. Andiamo avanti con il video e con la meccanica per fare questa modifica. Come prima cosa, ovviamente, dobbiamo togliere la nostra batteria e lasciare il vano batteria vuoto. Ok, iniziamo ad andare a togliere la borchia paracolpi che troviamo sotto la nostra Bianchi T-Tronic Front. Le quattro viti che sono qui, le quattro viti che abbiamo qua, sono con una chiave Torx. Ok, andiamo a toglierla. Le viti ne abbiamo due sopra e due sotto, sono tutte e quattro Torx, una è più piccola, l'altra è più grande. Andiamo a togliere anche queste altre due sotto la nostra bicicletta. Tolte le quattro viti, andiamo a togliere la placca di plastica, che non c'è bisogno di togliere catene, niente, corone, niente, si toglie facilmente. Quello che mi raccomando, ricordatevi che le viti che sono sulla placca sono 4, 2 e 2. Quelle più grandi andranno sotto. Mi raccomando, lavorate puliti, mettete le vostre 4 viti dentro la placca di plastica in modo da ricordarvi poi che queste 4 viti sono della placca di plastica e le mettete da una parte. Andiamo avanti e andiamo sotto al telaio della nostra bicicletta. Troviamo altre 4 viti, sempre Torx, che sono le stesse della grandezza delle viti che abbiamo della guaina, del paracolpi di plastica. Ne andiamo a svitare tutte e 4, ne troviamo due qui e due qui. Le 4 viti che andiamo ad allentare sotto al telaio tengono praticamente queste due sbarrette di ferro. Qua dentro al vano battito ci sono due barrette di ferro, vedete? Praticamente quelle quattro viti andranno a togliere queste due barrette di ferro, ok? Le vedete? Sono queste qua. Ora, tolte le nostre quattro viti, avremo praticamente queste due barrette di ferro, che sono quelle che tengono unite il vano della nostra batteria, ok? Vano della batteria che adesso è praticamente morbido. Togliamo le quattro viti che abbiamo tolto e le barrette vicino. Come potete vedere, a destra tengo le viti con il carterino e a sinistra le viti con il barrette. Ora ci troviamo nel nostro vano batteria, che praticamente è morbido perché abbiamo tolto le barre di ferro che la supportano. Semplicemente adesso andiamo a staccare le due parte del nostro vano, tiriamo sopra la cloche, quella più alta, e la togliamo. Dobbiamo stare attenti però perché qui abbiamo i cavi e la teniamo giù.
automaticamente andiamo a tirar su l'altro vano batteria, dove abbiamo l'altro pezzo che si toglie facilmente, e qui abbiamo anche dove praticamente inseriamo la chiave per togliere la batteria. Vado ad appoggiare qui il vano col filo in modo che non mi cade. Adesso qui vedete che abbiamo tre cavi. Due cavi sono delle leve freno, dell'impianto frenante, e l'altro cavo è del cambio. Io ovviamente già ho fatto la modifica. Ora andiamo a, vi faccio vedere meglio tutto quanto come bisogna fare. Ora, arrivati a questo punto, andiamo a liberare il nostro cavo dietro al cambio. Lentiamo e gli diamo vita libera. Ok? Allentiamo e via. E tiriamo fuori la guaina dal cambio. Stessa cosa qui, ragazzi, andiamo a tirare e ad allentare la guaina e poi a togliere il filo, che di conseguenza uscirà poi dal cambio, e lo andiamo a prelevare. Intanto abbiamo tolto il filo, il cavo, via. Mettiamo a zero il manettino. Perfetto. Una volta qui abbiamo libera la nostra guaina senza il cavo all'interno. Tolto il paraguaina, andiamo a sfilare il nostro cavo. Allora, per coloro che ce l'hanno ancora originale, ascoltatemi bene su questo tratto. Per coloro che ce l'hanno originale, consiglio di tagliare il cavo, la vecchia guaina qua, e poi dovranno tirare fortissimo, perché il motore, la modifica sta qui, il motore, per chi vuole fare lo stesso lavoro, dovrà tirare giù il motore, togliere la guaina e mettere la nuova guaina, che poi andrà a strozzare perché il motore va a incastro, ok? Mentre così facendo questa modifica sarà tutto molto più facile, perché la guaina, come vedete, si muove, passa altrove, e ora vi farò vedere dove. Ok ragazzi, prendete la nuova guaina, ci spruzzate un pochino di silicone spray all'esterno e andate a metterla nel telaio. Vedrete che in automatico la guaina vi uscirà senza sforzi da questo buco, che è dove poi noi abbiamo praticamente il paracolpi. Se lo vedete, senza che io ho fatto nulla, giunte di guaine, giunte di che quello quell'altro, niente, vi esce in automatico. Se vedete che inizialmente non vi esce, tirate fuori un po' di gioco e piano piano vi esce fuori dal telaio in automatico, ok? Dopodiché prendiamo la nostra guaina e la infiliamo qui dove troviamo praticamente l'entrata di dove sta anche la guaina originale, e automaticamente la guaina ci uscirà dal nostro vano batteria, ok? Piano piano poi da qui spingete e la guaina vi salirà in automatico senza sforzi. Vedete? Tiro e me la porto su, ok? Vedete? Faccio la prova, la metto dentro, vado a girare il mio manubrio e la guaina non mi si strozza, ok? Pertanto sto a un buon livello qui, cioè qui ho terminato per adesso quello che è la fase curvatura guaina. Ok, ora dobbiamo andare ad unire i nostri cavi. Vi consiglio di utilizzare queste qua, che sono delle fisarmoniche che vanno a chiudere, si trovano anche su AliExpress a tipo 80 centesimi o su Amazon. Se non le avete, potete benissimo utilizzare una fascettina, ma mi raccomando, senza strozzare, fascettina lasciata morbida. Come potete, ho messo qui
il mio blocca cavo, quello nero che vi ho fatto vedere. Il cavo del sensore va lasciato libero, libero, ok? Una volta che avete terminato di regolare la guaina al manubrio e la guaina dentro al vano batteria, ci rimarrà il nostro cavo che potrebbe essere più o meno pendente. Mettete un dito qui a bloccarlo, in modo che non vi portate via la guaina che sta nel vano batteria. E con l'altra mano andate nella guaina dietro, la tirate poco poco, in modo che va a prendersela la guaina che abbiamo dietro al cambio. Ok? Perfetto. Ora lo lascio. Andiamo a rimettere il nostro paracolpi, che sarebbe lui. Ok, ragazzi, abbiamo rimesso la borchia sotto, due viti più grandi sotto la borchia, due viti più piccole sopra la borchia, due viti che valgono veramente poco. Suggerisco sempre di metterci il freno a filetti e comunque sarebbe meglio cambiarle e metterle leggermente più grandi per fargli fare meglio aderenza alla placchetta che sta sotto. Ok? Andiamo avanti. Ok, ragazzi, ora andiamo a rimettere il nostro vano batterie. Visto che ci siete, date una pulita all'interno dei cavi qui all'interno del telaio e date una pulita se avete del compressore al vano della batteria. Se non avete il compressore, sento delle stronzate sui gruppi, chi pulisce con WD-40, chi ci mette quello, chi ci mette sui contatti della batteria non mi ha messo nulla. Le brutte un po' di Scotex asciutto, carta casa e una leggera spolverata ai contatti, ma proprio una leggera spolverata ai contatti. Ok? Se dovete venire al gruppo, venite al gruppo quello mio, che siamo pochi selezionati e ci aiutiamo tutti. E soprattutto se mi fate una domanda lì, mi è più facile rispondere. Si chiama Pedala Come Magna, ma per entrare dovete rispondere alle domande d'adesione. Allora, ragazzi, quando andate a mettere il vano batteria, mi raccomando, tutti i cavi a sinistra e mi raccomando di ricordarvi di provare a fare spazio, vedete, all'inserto della chiave, ok? E l'attaccate così. Andiamo avanti, andiamo a prendere poi i nostri ferretti. I ferretti ci li posizioniamo già dal lato vite, ok? E li andiamo a mettere dentro e li facciamo scorrere, ok? Arriveranno poi alla fine della guida della batteria. Andiamo avanti. Ora, ragazzi, dobbiamo andare a rimettere le viti sotto. Ovviamente è un po' complicato se non si sa la tecnica. La tecnica qual è, ragazzi? Quella di prendere una vite, metterla dentro senza avvitarla, farla mandare dentro tutta quanta e muovere il vano batteria fino a che la vite non ci entra, perché perlomeno la testa poi della vite ci uscirà per trovare il buchino adatto e mettere la nostra barretta. Perciò io che faccio adesso? Vedo la vite che sta qua, ciao ciao, che mi fa cucusette. Ci metto, ci appoggio la barretta vicino e vado ad avvitarmela. Ok? È semplice. Con questo modo è semplice. Se fate in un altro modo diventate matti. Ecco, sono andato a prendere la barra, una, prendo la seconda vite che già ci avrà pronto il vano batteria con il foro, me la metto dentro e me lo muovo un pochino. Ecco, sono entrato, avete sentito? Sono entrato. E mi vado a mettere la barra sull'altra filettatura della vite. In questo modo riesco a lavorare bene. Giro un po' sterzo. Ecco qua. E ha preso la filettatura. L'ha presa. Ok? Uguale dall'altra parte, che poi già è in questo modo, ragazzi, è facile. Se lo fate in un altro modo,
C'è passate le ore, lo dico subito. Ok, avvitate parzialmente le quattro diti, per parzialmente intendo in un modo non stretto ancora. Dobbiamo andare a serrare la nostra batteria per fargli fare bene contatto, per non fargli leggere la percentuale in un modo diverso. Ragazzi, seguite il video fino alla fine, perché poi quando andremo a riaccendere la bicicletta ci darà un errore. Quell'errore vi faccio vedere come si toglie. L'errore lo dà a priori, perché il vano batteria è stato mosso. Ok? Finito questo, andiamo a con le due mani stringere il nostro vano batteria, con una lo teniamo e andiamo a stringere forte. Forte, non stiamo a vita uno scaldabagno, eh. Andiamo a stringere le nostre viti in modo di far tenere il vano batteria bene bloccato. Ok? Ok, ora andiamo a vedere se il nostro cavo scorre bene nella nostra guaina. È solamente una prova, perché ancora dobbiamo regolare la guaina dietro al cambio. L'importante è non sentire ostruzioni del cavo. Perfetto, il cavo è uscito dall'altra estremità e mi è entrato come un burro. E questa è la base fondamentale di questo lavoro, quello che non succede sulla guaina originale incastrata nel motore. Vado a ritogliere il cavo con molta delicatezza e attenzione e andiamo a lavorare dietro alla guaina del cambio, e vi faccio vedere la curvatura esatta per poter mandare il cambio bene. Allora, la curvatura che dobbiamo far fare alla guaina sul nostro cambio è molto importante. L'ultima volta che l'ho montato ho fatto una curvatura un pochino troppo stretta, ossia una curvatura così, che pensavo che fosse meglio, però invece non mi mandava il cambio al 100% bene. Allora, parlo spesso con il mio meccanico, sa che mi faccio i lavori per conto mio e mi dà dei consigli. Mi ha detto: Angelo, fai una curva che vada fuori dal carro, perché così il filo rimane più morbido e il cambio riesce a scendere meglio. Pertanto, ora quello che mi è stato detto, perché io non me lo invento le cose, se qualcuno mi dà un consiglio lo dico, la curvatura nostra deve essere questa, deve uscire fuori dal carro, ok? Perciò andiamo a fare, la tengo con il dito fisso qui, con delle drenaglie di qualità, con delle drenaglie di qualità vado a fare il taglio, tengo e taglio. Dopodiché, qua dove è il taglio, c'è sempre il rischio che rimane un pochino abbozzato, anche se la guaina è di qualità, la tenaglia è di qualità. Allargatelo con un fil de ferro, con qualcosa che avete voi, qualsiasi cosa va bene, ok? Pertanto, questa qua è la curva del cambio. Vedete? Perfetto, andiamo avanti. Allora, ragazzi, ci troviamo sempre sulla guaina vicino al cambio. Ora con del silicone spray vi suggerisco questo, e i motivi per cui lo suggerisco lo trovate nelle playlist, nella sezione, nella voce, lo cerco e lo trovo. E il motivo per cui preferisco questo silicone spray lo dico lì. Prendete con il beccuccio dentro la guaina e ce lo andate a mettere e lo fate scorrere. Ugualmente qua dove appoggiare il filo, e ovviamente utilizzare sempre i capoguida nuovi. I migliori sono questi della Shimano. Ci andiamo sempre a spruzzare un pochino di silicone spray e poi lo andiamo a incastrare dentro. Mi raccomando, deve essere ben infilato, ok? Deve fare pressione proprio tanta, ok? Ok, ragazzi, stessa identica cosa, silicone da quest'altro lato. Silicone dentro nostro manettino, poi andiamo a prendere
mettiamo sempre il capo guida alla guaina nuovo e andiamo a prendere il nostro cavo che lo facciamo passare all'interno del nostro manettino. Accertatevi di essere al primo pignone, ossia alla prima marcia. Andiamo a mettere dentro il cavo, se ci riesco a scappare buco, ormai è una certa età. Vabbè, andiamo a mettere il nostro cavo dentro al nostro manettino. Lasciamo entrare, sembra di no, eccolo, andiamo a mettere dentro. Ricordo poi c'è il video dedicato alla registrazione del cambio. Una volta che avete messo dentro, provate a tirare la leva per andare sul secondo pignone e poi la leva per ritornare al primo. Il cavo funziona tenendo il cavo tirato con la mano. Al cavo, stessa identica cosa, andiamo a metterci il nostro silicone spray ovunque. Vedete? Consiglio sempre, il silicone non fa grumoli, se non l'avete e avete necessità anche la vasellina, ma la vasellina potrebbe fare dei grumi all'interno della guaina del cavo. Ok? Fino a qua ci siamo. Ora andiamo a mettere il nostro cavo all'interno della guaina. È sempre di vitale importanza che il cavo, mentre va dentro, non abbia ostruzioni, lo sentite che entra morbido, ok? Ed eccolo là, sto scendendo il nostro cavo, mando dentro, non lo vedete, ma ecco qua, ok? Ok ragazzi, ho rimesso la mia batteria. Di solito, dopo che si fa questo lavoro, quando si accende la batteria sul nostro display potrebbe avvenire un errore. Vediamo. Bene, non ha dato nessun errore. Perfetto. Però se vi dovesse dare un errore, qui scritto error, non mi ricordo il codice, non dovete far altro di una cosa: di rispengere la batteria, mettere la chiave nel vano, girare la chiave, tirare un pochino sulla batteria, rincastrarla, riaccenderla, l'errore si toglie in automatico. Allora ragazzi, il lavoro è finito. La prima volta magari sarà un po' complicato, mi raccomando, quando lo fate seguite il tutorial, in modo che la prima volta potete mandare indietro il tutorial e riguardare quello che faccio e come lo faccio. Il lavoro è semplice, basta davvero una lieve manualità e mi raccomando, non date consigli di come fare il lavoro scrivendo nel gruppo guarda ti fa così e così e così, condividete il video, perché quando un amico che possiede sta bicicletta ha un video inerente davanti per vedere come si fa il lavoro è tutta un'altra cosa. Una volta fatto questo lavoro e che ci prendete mano, cambiare la guaina e il cavo nuovo sarà veramente un gioco da ragazzi. Ripeto, con il cavo, con la guaina originale messa sotto al motore, potete avere il gancio della RockShox, potete avere la calamita, non passa, la guaina è strozzata dalla pressura del motore. In questo modo invece fate in un modo semplice. Oggi sono stato un pochino più lungo perché quando faccio video di meccanica cerco di spiegare passo passo tutto quello che dovete fare, ma se me lo metto a fare da solo senza video in 10 minuti vi faccio tutto, ok? Vi aspetto sul canale, spero che il video vi è piaciuto, mettete il like che mi fa piacere perché questo è un lavoro e me lo sono inventato io me lo sono inventato, perciò se vi fa piacere mettete il like, vi aspetto sul canale, iscrivetevi, ciao a tutti. Al prossimo video, che probabilmente sarà come proteggere il tastino della batteria e non farlo rovinare a lungo andare con l'acqua. Ci sto lavorando. Ciao belli.